Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, le voglio fare una domanda. Adesso ne parliamo poi del libro, anche della figura di Berlinguer e anche di quella politica. Però le voglio fare una domanda subito perché mi è arrivata un'agenzia tra le mani e voglio un suo commento. Parliamo del G20, parliamo di Bali, parliamo dei grandi della terra che si incontrano. Lei c'è stato da Presidente del Consiglio a questi vertici. Oggi Macron incontra Scholz a Bali e stanno a un colloquio tra loro due. Ci sarebbe stato anche Mario Draghi qualche tempo fa? Forse sì, forse no, ma insomma francesi e tedeschi hanno un rapporto speciale, no? E tra l'altro insieme incontreranno Lavrov, il ministro degli esteri. Hanno sempre avuto un rapporto speciale, quindi in qualche modo è una tradizione che continua. Secondo me è importante che loro abbiano un rapporto e questo rapporto si è un po' indebolito nell'ultimo periodo. Vero, ma l'Italia non poteva farsi avanti dato che si è indebolita l'asse. Questo è un danno per l'Europa. Ma sa, l'Italia è in grado di entrare in questi circoli più ristretti soltanto nei momenti in cui si assume particolari responsabilità, prende particolari iniziative. Insomma, noi abbiamo avuto un peso particolare in alcune fasi storiche, nei Balcani, per esempio, o quando ci fu la guerra nel Libano, cioè quando l'Italia si mise in gioco, mettendo in campo delle risorse e esercitando un ruolo attivo. Se noi aspettiamo che ci invitino, difficile. È di più difficile. Senta, in tutto questo che l'ha vista questa questione, prima mi ha detto che legge ancora pochissimo i giornali, non ha cambiato abitudini. Però. No, ma io sono più distante dall'attività quotidiana, quindi. Studia. Ho meno bisogno di leggere tutte le cose. Lo capisco. No, ma la cosa che volevo dire, l'ha vista un po' questa questione Italia-Francia, che è successo questo braccio di ferro sui migranti, ma soprattutto questo fatto che si è incrinato all'improvviso questo rapporto che invece per noi è importante su molti fronti. Penso per esempio al dossier energia. Chi ha sbagliato? Ha fatto la Meloni dei gesti un po' sgangherati, mal consigliata da Salvini? O invece anche Macron? Perché francamente anche Macron c'ha problemi suoi a casa, no? Sì, io penso una cosa, diciamo, sì, io ho trovato sgradevole avere riproposto questa questione del blocco dei porti, del fatto tu puoi scendere, tu non puoi scendere dalla nave, quando ci si mette a discriminare tra povere persone, insomma. Come no? Io dico una cosa, le persone che si mettono per mare nel Mediterraneo rischiando la vita, no, non rischiando. Molti muoiono. Il Mediterraneo è diventato in questi anni la più terribile fossa comune di disperati, di donne, di bambini che ci sia al mondo. È una cosa terribile. Ecco. Queste persone hanno diritto di essere assistite. Poi l'Europa deve mettersi d'accordo su come suddividere e questo. C'è già un accordo, può darsi che questo accordo non sia, diciamo, sufficiente. Funziona male, perché funziona poi alla fine male. Ricollochiamo Perfetto, sono poco. D'accordo, però non si può far pagare a queste povere persone la mancanza di accordi europei. E questa è la cosa che io trovo intollerabile. Cioè, tu non è che per fare un dispetto ai francesi impedisci alle persone che stanno male di scendere dalla nave, perché questo non ha senso. Allora, l'Europa si trovi d'accordo. Sa dove sta il pasticcio in cui si trova Giorgia Meloni? È che per fare un buon accordo in Europa il principale ostacolo sono i suoi amici. Cioè, europei, mi parla dei vari Orban. Dei vari Orban, che sono quelli che, essendo ultranazionalisti, non vogliono prendersi la loro parte di migranti, perché loro dicono: noi non siamo sul mare, su affari vostri. Perché poi alla fine il nazionalismo pone dei problemi, però è anche la ragione per cui non si risolve. Cioè, lei mi sta dicendo che il nazionalismo ferisce, il nazionalismo rischia è di perire. Così, rischia di perire. Ma invece gli amici italiani, questi qua, gli amici europei, ho capito che secondo lei non sono una buona compagnia. Gli amici italiani con quel governo, che compagnia sono? Gli amici italiani? Gli italiani con quel governo?
della Meloni, intendo sempre della Meloni sto parlando, Salvini, Berlusconi, che compagnia sono? Compagnia se la sono scelta, adesso si vedrà, io non voglio dare giudizi. Come lei sa, io sono un militante dell'altra parte, quindi non sarei un osservatore ma da neutrale. Lontano come l'ha vista questi primi passi della Meloni, così? No, lei è stata brava nel fare un accordo che ha consentito al centrodestra di vincere le elezioni. Parliamoci chiaro. Dall'altra parte sono un po' più scarsi, mi pare di capire. No, su questo mi pare che non c'è dubbio. Diciamo. Quindi, nel senso che loro sono stati divisi tutta la legislatura. Lei era all'opposizione, loro erano al governo. Dopodiché si sono messi insieme in 10 minuti, senza neanche dover dare una spiegazione. Chapeau. Quegli altri sono stati uniti per tutta la legislatura. Hanno persino governato insieme no? In Italia. Un bel po'. E secondo me bene anche, a mio giudizio. Cioè, sia il giallorosso che il Draghi, sono stati due buoni governi? Beh, insomma, tutto sommato, l'Italia ha affrontato la pandemia in modo dignitoso, ha ottenuto in Europa ciò che non aveva mai ottenuto prima. Un sacco di soldi. Quindi, hanno governato l'Italia insieme, quando sono arrivate le elezioni sono divisi. Però Conte, che dicono che è amico suo, io non lo so, ha fatto cascare il governo Draghi, sono rimasti molto male. Ho capito, ma non era, secondo me non era un crimine passibile di pena di morte. Ah no? No. Non l'ha considerato così decisivo sto governo Draghi per il nostro paese? Ma no, è stato un governo, ha fatto bene, ma tutto sommato sarebbe durato altri 2 o 3 mesi. Oramai era un'esperienza che era arrivata a conclusione e... Per quanto uno potesse dissentire, io non è che approvo la scelta di Conte, però quella scelta... Da qui a dire mai più con Conte, è too much. È un'esagerazione. Oltretutto è un'esagerazione autolesionistica. Perché allora se il centrodestra, quelli che erano al governo con Draghi, si sono messi al seguito di quella che era il capo dell'opposizione a Draghi. E non mi pare che questo abbia turbato l'elettorato, no? Quindi lei mi sta dicendo che ha fatto un capolavoro praticamente. Ha fatto come facemmo noi tanti anni fa quando mettemmo insieme Cossutta e Dini e cioè, vincemmo le elezioni. C'è poco da fare, il sistema maggioritario ha una sua logica. E la logica è che vincono le coalizioni. Uno non può adottare un sistema elettorale e poi rifiutarne la logica. Senta, ma mi dica una cosa, poi adesso torniamo.